Eccolo qua. Ah, complimenti. Sta bella che dorme. Ecco l'alba qui. Proprio in questo giorno che premiamo i volontari del comune di Ariano che si sono distinti dal 2006 al 2013, abbiamo qui il vigile del comune che collaborano molto con l'associazione animalista L'Aspa, che hanno ritrovato in un cassonetto, incontrata la manna, un cane che adesso è presso di noi per trovare un padrone pronto per l'adozione. Questo cucciolo è l'ultimo arrivato in casa Aspa. I vigili urbani di Ariano hanno risposto ad una segnalazione incontrata a Manna, togliendo dalla strada l'animale e consegnandolo ai volontari dell'associazione di Via Mancini. Nel 2008 erano circa un centinaio i randagi sul territorio arianese che trovavano rifugio nel canile di Luogosano. Ad oggi quel numero si è ridotto ad appena 10. Questo è un obiettivo raggiunto con soddisfazione dall'Associazione Aspa in collaborazione con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e il comune di Ariano Irpino. In questi anni tanti volontari all'opera per la campagna di sterilizzazione dei randagi e soprattutto per trovare loro una nuova casa con le pratiche di adozione. E dopo 5 anni Antonio Volpe lascia il vertice dell'associazione a Giovanni Iuspa. Dopo aver seminato per tanti anni, afferma Volpe, è opportuno far crescere nuove coscienze, correre con gambe giovani. L'appello che facciamo è che si possono rivolgere tranquillamente alle associazioni e non fare queste barbarie di abbandonare i cani nei cassonetti o sopprimerli appena nati. C'è la sterilizzazione che è un momento essenziale per ridurre il numero dei cani vaganti sul territorio. È gratuita e quindi tutti possono, diciamo, approfittare di questo servizio che abbiamo qui ad Ariano Irpino. Nell'occasione sono stati premiati 5 membri che si sono distinti per la loro dedizione: Giulia De Simone, Antonio Cellesi, Vincenzo Caporale, Stefano Ricci e Giuseppe Modugno. Mi auguro ancora una volta che i prossimi amministratori, chiunque loro siano, o di centro o di sinistra e di destra, volevo solo loro ricordare che gli animali non hanno appartenenza politica. Grazie.